Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Eccoci qua ritrovati per l'atteso post partita, analisi, commento della finale d'andata allo stadio Euganeo per la 51esima edizione della Coppa Italia di Serie C. Ripropongo l'incipit iniziale del video che ho registrato ancora una volta grazie a Padova Gol, grazie a Triveneto Gol, in tribuna stampa, e poi successivamente ci siamo trasferiti in sala stampa per poter ascoltare prima e raccogliere dopo le testimonianze dei vari protagonisti di questi primi 90 minuti che si sono disputati questa sera allo stadio Euganeo. Non riesco purtroppo a gioire, ad esultare come al mio solito, il classico "e andiamo ragazzi". Non riesco a trasmettere gioia questa sera perché ho vissuto dei momenti che probabilmente non riuscirò mai a togliermi dalla testa. Sono stati 5-10 minuti di pura follia. 5-10 minuti in cui è successo di tutto e di più questa sera nel mio amato stadio Euganeo. 5-10 minuti in cui ho vissuto attimi che avevo già visto in televisione, ma mai allo stadio in prima persona. Questa sera l'ennesima pagina da condannare negli stadi. Qualcosa di assurdo, qualcosa di incommentabile. Io sono sempre di più senza parole perché è inaccettabile che nel 2024, invece di parlare dello spettacolo che poteva essere in campo, che abbiamo vissuto per 45 minuti da entrambe le parti, da entrambe le curve, da entrambi i tifosi, da una parte e dall'altra, la parte biancoscudata da una parte e la parte invece etnea dall'altra. È qualcosa di ridicolo ridurre un post partita, analisi, commento, a dover fare la solita parte inutile per poi rivedere ogni volta gli stessi episodi. È una grande vittoria. Cerchiamo di parlare di quello che abbiamo vissuto comunque in campo. Partita che va assolutamente divisa in due spezzoni. Quella che abbiamo vissuto nell'arco del primo tempo e quella che abbiamo cercato di vivere nel corso della ripresa. Una ripresa che purtroppo, a causa di alcuni episodi, ma anche per la bravura degli ospiti, con dei cambi importanti, l'entrata dell'ex di turno Salvatore Monaco, l'entrata degli ex Foggia e Catania, Peralta e Welbeck, che poi verrà anche espulso nella finale con il signor Perry di Roma 1, richiamato al VAR dello stadio Euganeo per rivedere l'entrataccia nei confronti di Bortolussi. Signor Perry che cambia la propria decisione
dal cartellino giallo estratto in campo, cartellino che poi diventerà rosso. Quindi Catania che chiuderà questa finale d'andata addirittura in 10 uomini. Una ripresa in cui le due squadre hanno sicuramente attutito quello che era accaduto nel corso dell'intervallo. Un vero e proprio Far West si è consumato nell'intervallo. Un vero e proprio Far West. È difficile anche trovare le parole per poter comunque commentare tutto questo. Un Padova che arrivava per la prima volta da 3 partite senza cogliere la vittoria. 2 pareggi e la sconfitta clamorosa, quella subita a Gorgonzola contro la Gian Erminio. Dall'altra parte, dopo la roboante sconfitta subita contro l'Avellino 5-2 che è costata la panchina a Cristiano Lucarelli, siamo passati da Luca Tabbiani per la prima parte di stagione, poi la prima parentesi di Michele Zeoli in panchina nel corso della 13ª giornata del girone C di Serie C, poi la lunga parentesi con il ritorno e a Catania dell'ex Ternana Cristiano Lucarelli prima dell'esonero dell'ex attaccante del Livorno, è ritornato sulla panchina etnea l'ex bianco scudato dal 2006 al 2008 Michele Zeoli, che ha ricordato poi in sala stampa anche il suo percorso in maglia bianco scudata, 42 presenze con un gol strepitoso contro l'Ivrea. Il gol di Monaco, nato probabilmente da un fallo a centrocampo nei confronti di Barras, che il signor Perry non fischia, l'azione prosegue, c'è questo corner a rientrare calciato da Peralta e la deviazione beffarda dell'ex di turno Salvatore Monaco, un gol importantissimo che riapre questa doppia finale, questa finale di Coppa Italia di Serie C che si deciderà il prossimo 2 aprile, tra 2 settimane esatte, in quella dello stadio Massimino, che io mi auguro ragazzi che sia tutto a porte chiuse, che questa finale di ritorno si disputi a porte chiuse, perché è qualcosa di incommentabile quello che è accaduto questa sera. Ragazzi, un gran bel primo tempo, c'è poco da dire, un Padova che ha dominato il Catania sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, e io finalmente devo fare i complimenti dopo tante critiche a mister Vincenzo Torrente per la sua scelta, per la scelta di qualità a centrocampo, con raddrezza a gestire il centrocampo, uscito tra gli applausi dello stadio Euganeo. Alla sua destra Krizetig, alla sua sinistra Kevin Barras. Ragazzi, il centrocampo che ho sognato dal giorno in cui l'ex regina è diventato un nuovo giocatore del Padova. Il gol del vantaggio bianco scudato nasce da una palla persa sanguinosa da Emanuele Ndoye, l'ex di turno, l'ex Brescia, l'ex centrocampista delle rondinelle, che perde un pallone clamoroso in fase offensiva e ne scaturisce un contropiede, raddrezza per Zamparo, abile a servire l'ex Pordenone, l'uomo di coppa, il bomber di coppa di mister Vincenzo Torrente, che non sbaglia e sigla il quinto gol in questa competizione, un gol importantissimo per lui, per il Padova, per tutti i tifosi biancoscudati. Passano 12 minuti, siamo arrivati alla prima metà del primo tempo. Palombi dopo il gol,
conquista un corner importante, raddrizza la bandierina, colpo di testa sul primo palo ad anticipare la difesa etnea, firmato Lorenzo Krizetig per il primo gol con la maglia bianco scudata. Dall'altra parte l'attesa reazione degli ospiti non arriva, c'è un tiro alle stelle da parte del grande ex di turno Cosimo Mino Chiricò, 72 presenze, 24 reti e 14 assist con la casacca bianco scudata in una stagione e mezza per un giocatore che ha sicuramente lasciato un grande ricordo nella città del Santo. Tiro alle stelle di Chiricò, Padova che va vicino al Tris, ancora in contropiede, questa volta dalla palla persa di Sturaro. Nasce un contropiede con Capelli a servire Radrezza, Radrezza a servire ancora Palombi, grande intervento di Furlan. Sulla sventagliata di Radrezza arriva il tiro al volo di Capelli in area di rigore, ancora Furlan determinante, e la ripresa si apre con i due cambi, Monaco e Welbeck per Michele Zeuli, e anche con il sinistro defilato dove Furlan non ci sarebbe mai arrivato, ancora di Igor Radrezza. Il Padova si spegne anche l'atmosfera che aveva accompagnato da una parte e dall'altra i primi 45 minuti dello stadio Euganeo, e nel silenzio più assoluto la riapre non solamente il match ma l'esito di questa doppia finale tra andata e ritorno, proprio l'ex che si è lasciato malissimo con la proprietà, Salvatore Monaco. Deviazione beffarda sul primo palo che trova anche impreparato, comunque bisogna sottolinearlo, purtroppo un ottimo comunque Zanellati. Quindi termina 2-1 in favore del Padova, che dopo il gol ha una grande chance sull'asse Fusi Tordini, ancora una volta c'è la risposta di Furlan che tiene in piedi la propria retroguardia, che nell'arco comunque dei 90 minuti è sembrato comunque soffrire le ripartenze dei centrocampisti e degli attaccanti bianco scudati. Padova in campo domenica prossima a partire dalle ore 14 allo stadio Silvio Piola di Vercelli contro la Pro Vercelli di Andrea Dossena, match complicato in un campo mai semplice, in un campo che ci ha visto gioire nel 2022 grazie proprio al gol vittoria firmato da Cosimo Chiricò. Invece una sconfitta la prima giornata lo scorso anno con il gol di Comi a decidere la sfida alla prima giornata di campionato, la prima sconfitta all'esordio invece per l'ex tecnico Bruno Caneo. Catania in campo invece in un'altra sfida importante da dentro fuori per il proseguo di questa stagione tra alti e bassi, che vede la formazione etnea al 14° posto in quella di Torre del Greco, la trasferta più importante per blindare la salvezza, per blindare il primo turno nazionale dei playoff in quel di Torre del Greco contro la Turris. Ricordiamo che il Catania ha un vantaggio di 6 punti proprio sulla formazione campana, 3 punti di svantaggio invece sul 10° posto che vale l'accesso ai playoff. Quindi termina così il racconto di una serata che doveva essere di festa, di grande spettacolo, di grande sport, che invece si è trasformato in una vera e propria guerriglia Far West allo stadio Euganeo. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa vittoria bianco scudata, di questo successo nella finale d'andata della Coppa Italia di Serie C, e come sempre io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video!